dimmi un po', tu cosa fai nella vita? Io sono un'attrice. No, ma di lavoro? Io sono un attore. Se per dopo i signori gradiscono... L'iscrizione al canale sarebbe una cosa davvero gradita. Tu gradisci? Avevo promesso un video su quanto costa una scuola di recitazione. Questo è quel video. Grazie, Anna Maria, che mi hai ricordato lo sguardo basito della gente che ti chiede... No, ma... Di lavoro? Cos'è che fai? Sono felice di annunciare che questo video è supportato da Artisti 7607. Vai a vedere in descrizione quante cose fanno per gli artisti italiani. E le fanno davvero. Ci siamo già detti che le scuole di recitazione sono tantissime, che ogni giorno ne nascono di nuove e che ogni giorno ne chiudono altrettante. Perciò qualsiasi video che trattasse delle scuole aperte in questo momento sarebbe superato entro pochi mesi. C'è però uno strumento che può aiutarti a scegliere, che è valido oggi, lo era ieri e lo sarà anche domani. Sì, perché per scegliere la tua scuola di recitazione puoi farti aiutare dalla cara, vecchia, calcolatrice. Va detto che in alcuni casi non serve, perché ci sono scuole di teatro assolutamente gratuite. E sono gratuite perché ci sono aziende pubbliche o private che investono sulla formazione attorale dei ragazzi. Ma sfortunatamente le scuole di recitazione gratuite sono molto poche. Coloro che vorrebbero entrarvi sono molto tanti e occorre superare delle audizioni molto dure. Quindi una grossa percentuale di quelli che vorrebbero studiare recitazione si trova costretta a mettere mano al portafogli. E quando c'è molto odore di denaro, poca conoscenza, i figli di buona donna sono in agguato. Fai molta attenzione e tieni a portata di mano una buona calcolatrice. Ho raccolto un po' di dati qua e là e ho sentito recentemente delle scuole che proponevano condizioni agghiaccianti. Agghiacciante! La proposta era questa: 200, anzi meno di 200 ore di corso per la modicissima cifra, udite udite, di 8.000 euro. Ora, se prendo la mia calcolatrice e pigio qualche tasto, scopro che il prezzo di ogni ora di lezione è 40 euro. Se fossero lezioni private individuali potrebbe anche essere un costo accettabile, ma tieni conto che sono lezioni dove ti trovi in aula con altre 20 persone. Insomma, usa ancora la calcolatrice, fai 40 euro per 20 persone e quella scuola incassa 800 euro per ogni ora di lezione. Ci sono molti modi di chiamare una roba del genere. Io la chiamo rubare e sono assolutamente sicuro che riescano ad infinocchiare un sacco di gente. E solitamente le scuole di questo tipo offrono alla fine del percorso qualche benefit, book fotografico, showreel o cose del genere. Alcune si offrono anche di gestire la tua immagine per un po' di tempo, che sia un modo per lavarsi la coscienza. Ma poi, è una scuola di teatro oppure un'agenzia? Decidano cosa vogliono fare da grandi. Scuola, agenzia, fotografo che sia. Quando incroci la tua strada con questa gente, il mio consiglio è solo uno. Scappa. Scappa senza voltarti. Questi furfanti offrono spesso anche finanziamenti per permetterti di affrontare il costo della retta. Sai cosa significa? Che lo sanno, che non si rivolgono soltanto al riccone. Eppure qualche poveraccio come me o come te a volte ci casca. Vero che il denaro non è tutto, ma insomma. Ma fortunatamente, la maggior parte delle scuole di recitazione non sono così. Ci sono e ci saranno sempre tantissime ottime scuole. Eccoti un piccolo aiuto sempre con la calcolatrice per scegliere la tua. Supponiamo che tu abbia guardato questo video e abbia capito cosa vuoi da una scuola di recitazione. Poi hai partecipato alla lezione o alle lezioni di prova di una scuola e hai deciso che quella scuola fa per te. La scuola ti avrà dato un programma dell'anno accademico, da ottobre a giugno. Quante volte la settimana, quante ore ogni lezione, insomma sei in grado di calcolare quante ore di lezione farai durante l'anno. Piglia la tua calcolatrice e dividi la retta annuale per le ore di lezione. Ovviamente retta annuale, ore annuali di lezione, come insegnano alle elementari. Bene, il costo orario deve essere sotto i 10 euro. O comunque lì vicino. Se è una scuola dove fai molte molte ore in un anno, ti accorgerai che il costo orario è molto molto meno di 10 euro. Per coloro che guarderanno il video tra 10 o 20 anni, basta fare un piccolo conteggio sull'inflazione. Si spera che la durata delle ore non cambi. Semplice, no? La matematica non inganna. Fidati di lei. Frequenta la scuola, diplomati. A proposito, vai a vedere questo video sui diplomi d'attore. E finalmente, un giorno, quando avrai finito di studiare più intensamente di quanto tu abbia mai fatto in vita tua, qualcuno
ti chiederà che lavoro fai. Faccio l'attrice. No, ma intendevo dire di lavoro. Cosa fai? Nel prossimo video, tra 2 settimane, parleremo di self-tape. Se hai curiosità, dubbi, puoi fare qualche domanda? Scrivila nei commenti. Hai già guardato gli altri video sul canale? Fossi in te, darei un'occhiatina. E finalmente,